Ciao, come ti chiami? Marco Conti, sono car handling designer, lavoro per Playground Games e ho lavorato allo sviluppo di Forza Horizon 3. Car handling designer, in cosa consiste esattamente il tuo lavoro? Il mio lavoro consiste appunto nella messa a punto e nella dinamica del veicolo che appunto tutti i giocatori di Forza Horizon 3 possono provare con mano giocando al nostro gioco, ovvero tutto ciò che concerne la dinamica del veicolo, l'interazione appunto della macchina per quanto riguarda tutta l'esplorazione che è possibile fare nell'immensa mappa dell'Australia. Al Day One in Forza Horizon 3 erano disponibili oltre 350 auto, come vengono selezionate? Sono contento che mi hai fatto questa domanda. In realtà il lavoro della scelta dell'auto è un lavoro meticolosissimo, c'è un sacco di lavoro dietro e ogni auto viene selezionata per una valida ragione, ogni auto deve appunto rappresentare Horizon in tutta la sua essenza, quindi non c'è mai una selezione dell'auto casuale, oppure è sempre una selezione per dare al giocatore, per assicurare al giocatore la migliore esperienza possibile all'interno dell'Australia. E proprio parlando di Australia abbiamo avuto l'opportunità attraverso 6 nuovi ecosistemi, quindi una mappa che è doppiamente più grande rispetto a Horizon 2 e che è 6 volte più diversa rispetto a Horizon 2, di poter portare per la prima volta auto effettivamente incredibili come le nuove buggy, le trophy truck e oltre a quello ovviamente tutto quello che concerne la cultura dell'auto del mercato australiano, quindi le Holden, le Ford, per appunto accrescere ancora di più l'esperienza di gioco, per partecipare il giocatore sempre di più a ciò che è l'Australia. Un elemento che salta subito agli occhi in Forza Horizon 3 è il realismo delle auto e dei dettagli. Come fate ad ottenere questo risultato? Noi ci possiamo avvalere appunto del motore fisico del Forza Engine, quindi la Forza Tech, un grandissimo dettaglio a livello fisico, quindi possiamo inoltre contare sulla condivisione e la conoscenza appunto di dati che poi appunto immettiamo nel nostro sistema e appunto questo dà modo a noi di perfezionare tutto quello che concerne la dinamica del veicolo e rappresentare il veicolo in ogni suo aspetto, quindi non solo sonoro, visivo, tutto il livello d'eccellenza anche per quanto riguarda appunto il car handling. Forza Horizon 3 è ambientato in Australia, il che permette di avere differenti ambienti. Qual è stata la sfida più grande da questo punto di vista nel campo dell'handling? Guarda, sono contento che mi fai questa domanda perché dopo Horizon 2 uno degli aspetti che ci tenevamo in particolar modo a migliorare era appunto l'handling per quanto riguarda l'off-road, il fuoristrada, e la mappa dell'Australia con così tanti diversi tipi di terreni, tipi di, appunto, di locazioni. Passiamo appunto dalla foresta pluviale per poi passare a Surfers Paradise, Byron Bay, il The Gorge, l'Outback, sono tutte queste differenze di diversità anche a livello di terreno e appunto hanno spinto noi del car handling design per Forza Horizon 3 anche a implementare e a migliorare ulteriormente per quanto riguarda il comportamento dinamico del veicolo off-road, quindi l'interazione delle gomme con le varie superfici, così come appunto un migliore setup, un migliore assetto sospensione auto per appunto sopportare nuove auto come appunto le buggy. Da grande appassionato di auto, qual è la vettura che hai preferito realizzare in assoluto? Beh, ovviamente la mia. No, sto scherzando. Guarda, ce ne sono tantissime, sono talmente tante auto e siamo così felici di avere una lista auto così vasta che dà modo ad ogni giocatore che gioca a Forza Horizon 3 di esplorare questa fantastica mappa dell'Australia e poter appunto assaporare e tastare con mano ogni singolo angolo, scoprendone ogni singolo segreto. L'Italia ha un'importante tradizione a livello automobilistico. Quanto conta per te che lavori all'estero questa tradizione? Quanto influisce? Ma in realtà è una passione che ho sin da bambino. Non credo che il mio lavoro sia legato a una particolare nazionalità, lavoriamo con tantissimi brand ed è un piacere lavorare con ognuno di loro perché appunto ci dà modo ogni volta di migliorare appunto il nostro prodotto, quindi la mia nazionalità non influisce affatto. Io credo fortemente che il talento appunto nell'industria dei videogiochi non abbia una bandiera, non abbia una nazione, ma rispecchia fortemente ciò che uno è competente, ciò che uno sa fare. Qual è l'auto dei tuoi sogni? Il mio sogno è quest'auto qua. Grazie mille Marco e a presto!